Anche le scuole cittadine protagoniste della rassegna Armonia Natalizio, oggi pomeriggio alla Villa Comunale di Adrano, gli alunni del secondo istituto comprensivo canonico Bascetta hanno illuminato il Giardino della Vittoria con uno spettacolare flash mob in cui gli alunni hanno inscenato un albero vivente tutto colorato. Un momento di grande socializzazione a cui hanno partecipato anche i genitori in versione coristi. Il dirigente scolastico, la professoressa Concetta Rita D'Amico, tutti i docenti e il personale ATA. Un lavoro fatto dunque in sinergia per augurare un sereno Natale a tutti, presente anche l'assessore alla pubblica istruzione del comune di Adrano, il professore Salvo Italia, che ha portato ai presenti i saluti dell'amministrazione. A coordinare il progetto l'insegnante Giuseppe Del Campo. È Natale e sarà Natale per tutti, credo piacevole, spero piacevole, auspicabile che lo sia. E il nostro Natale sarà l'insegna della collaborazione e dell'integrazione, perché avremo, e lo vedrete, accolto tutti gli attori delle istituzioni scolastiche, quindi docenti, genitori, alunni. Un patto di corresponsabilità perché funzione sia funzionale deve accogliere necessariamente i genitori. Il settimo comma di un autore famoso, tra i 10 che ha scritto, dice che i genitori sono attori importanti per una azione sinergica, e questo noi stiamo facendo. Assisterete a un coro di genitori bellissimo, a noi è piaciuto moltissimo, spero piaccia anche a voi. I bambini, che non mancano e non mancheranno mai in un'istituzione scolastica, che sono la parte emozionale di questo progetto, e poi tutti quelli che hanno voluto partecipare ad ogni costo, perché il colore, le luci fanno Natale. Quindi auguri a tutti. Il Natale per noi ha un grandissimo significato, mai come quest'anno in un momento così di grande precarietà. Ecco che i ragazzi, i genitori, i docenti, tutto il personale, tutti si sono messi in movimento, hanno costituito una grandissima squadra proprio per poter realizzare un momento di gioia, un momento di condivisione, un momento di pace, poter mandare a tutti questo augurio speciale. Abbiamo avuto veramente una grandissima sinergia di azioni tra tutte le componenti della comunità scolastica. Cominciare dai piccoli, abbiamo gli alunni di tutte e tre ordini di scuola, i piccolini dell'infanzia, quelli della primaria, quelli della secondaria. I genitori si sono cimentati nella realizzazione di costumi molto belli, a tema, e non solo, hanno anche collaborato per la realizzazione di un coro dei genitori. Anche questo sta ad indicare la grande collaborazione che c'è tra scuola e famiglia. I docenti hanno fatto lo stesso, perché abbiamo anche una docente bravissima che riesce a dirigere un bel coro di docenti. Il personale ATA ha contribuito, il direttore dei servizi generali amministrativi chiaramente ha coordinato insieme a me tutto. E poi ho una grande staff di collaboratori, staff del dirigente, che si sono mosse alla grande, perché non è facile coordinare istituti che, pur facendo parte dello stesso istituto, vivono orari diversi, comunque anche allocazioni diverse, perché siamo su più plessi. Eppure siamo riusciti in qualche modo a dare questo segnale per un Natale migliore, per un augurio di grande pace e serenità per tutti. Mille luci accenderò, mille fiaccole d'amore rischiare.